ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. 131 opere dal 2014 ad oggi, 49 completate, 10 in corso e 72 finanziate. E il pacchetto di interventi tra passato, presente e futuro contenuti nella nuova mappa digitale di Pesaro, presentata dal sindaco Matteo Ricci, un valore complessivo di 1,6 miliardi di euro, di cui il 75% riguarda i fondi statali per l'arretramento della ferrovia. Entro breve tempo il ministro alle infrastrutture Giovannini dovrebbe firmare il decreto di ripartizione delle risorse tra le 5 regioni interessate, destinando 1,2 miliardi al nodo di Pesaro. In parte le cose realizzate, in parte le cose che stiamo realizzando e ovviamente in parte cose che lasciamo alle nuove generazioni. Sarà un po' anche la mia eredità quando finirò il mandato a giugno del 24, però è uno strumento di partecipazione e di comunicazione, perché stiamo portando a Pesaro tantissimi finanziamenti, lo abbiamo fatto anche negli scorsi anni, però è difficile spiegare ai pesaresi cosa sta davvero accadendo, e quindi abbiamo deciso di creare questo sito Pesaro che cambia, è semplicissimo, che aggiorna soltanto i progetti finanziati, o con risorse nostre, o con risorse regionali, europee, nazionali, PNRR, cioè le risorse che in qualche modo sono in cassaforte per Pesaro. E questo è molto importante perché dà l'idea del cambiamento che è in atto e dà anche l'idea di quello che ci sarà per le prossime generazioni. Se penso all'investimento più grande, c'è 1,2 miliardi, l'arretramento della ferrovia, ovviamente non riguarderà i prossimi mesi, riguarderà i prossimi anni, però è una cosa che può cambiare le città per le nuove generazioni. Però ci saranno tantissimi anche altri progetti che complessivamente cubano centinaia di milioni, che invece sono in corso o verranno realizzati nei prossimi 2 anni, nei prossimi 3 anni al massimo. Quindi è uno strumento importante che vogliamo iniziare a divulgare muovendoci, perché in questo periodo si sta molto bene all'aria aperta, sapete quanto puntiamo sullo sport e il benessere.